Benvenuti ragazzi in questo nuovo video. Io sono Edoardo, qua con me c'è un signore che ha fatto un grande 2021. 2021 stratosferico. Thomas Ceccone, presentati, cosa fai nella vita? Cosa fai nella vita? Nuoto. Io Ceccone Thomas, 20 anni, 21 gennaio tra poco. Nuoto da sempre, praticamente. Ho nuotato con capo una vita. Ci conosciamo da quando abbiamo 7-8 anni, no, forse, quando è che sei venuto a crearsi? No, di più, 10. 10 anni. Sin, io guarda, mi ricordo che dal primo momento in cui ti ho visto entrare in acqua, la prima volta, è stata una gara a Vicenza, ok? Dove tu sei entrato, erano tutta gente della tua età, tu hai fatto due vasche e loro ne avevano fatta una. E già lì ha detto, ma questo qua che cavolo c'ha, gli hanno messo un razzo dritto nel... E io ho detto, cazzo, sto qua forse c'è qualcosa di speciale. Quando hai fatto il tuo primo record italiano? Roveretto, forse. Lì ho vinto, il mio primo italiano di categoria. E non mi ricordo di aver fatto il record, non penso, non credo. Mm-hmm. Perché era di Glessi, mi sa un po'. Nei giornissimi, sempre non l'ho fatto di poco. E da lì, diciamo che è cominciata un po' la mia carriera del nuotatore. Poi ho fatto i primi campionati italiani, quindi seri, un po' più seri, e lì avevi vinto 5 gare su 6, mi pare, qualcosa del genere. Sì, una ti avevo esatto, sì. Visto. Ti avevo battuto lì e già lì 5 ore ai campionati italiani e non avevi vinto di poco, ma avevi vinto alla stragrande. In alcune gare sì. E già lì hai notato che poteva essere qualcosa di più quello sport? O guarda, sinceramente ho sempre nuotato un po' per gioco, anche quando facevo gli italiani comunque vincevo 6 gare o comunque 5, cioè il massimo che si poteva fare. Ho sempre preso su più sul gioco. E poi ovviamente divertirsi secondo me è alla base di dei buoni risultati, ma anche del piacere di allenarsi, ma soprattutto avere amici, avere compagnia buona, questo ti aiuta sicuramente nei risultati. Quindi io mi sono allenato anche con lui quegli anni ovviamente, e poi c'erano altri molti compagni che mi hanno aiutato su questo. Quanto siamo stati importanti per te? Molto, molto, perché poi quando mi sono trasferito a Verona, 3 anni fa, questo, sì, 3 anni fa, e mi sono allenato da solo, completamente da solo, con il maestro che è il mio allenatore, che saluto, ciao Umberto, e completamente da solo e la differenza si sentiva, e chiaramente loro magari non riuscivano a tenere il mio passo nell'allenamento quando mi allenavo con loro, però comunque il fatto di essere con i compagni, con amici, perché ovviamente anche fuori dalla piscina erano amici, cambiava molto, e questa cosa l'ho sentita parecchio, ho sentito parecchio le differenze. Poi man mano con gli anni che sono passati un po' ci ho fatto un'abitudine ad allenarmi da solo. Da piccolo tu abiti a Schio, ci mettevi 30-40 minuti per venire giù fino a Creazzo ogni giorno, cioè dunque facevi 30 km in andata, 30 km in ritorno. Questi sacrifici tu come li vedevi? Guarda, e sinceramente non mi pesava tanto, ti devo dire la verità. Cioè, ci ho fatto caso appunto quando mi sono trasferito, abitavo a 3 minuti in bici dalla piscina, e lì ho capito che poi magari facendo anche qualche volta, perché sono tornato a Creazzo ad allenarmi qualche volta, mi sono reso conto che tutta quella strada lì rispetto a quella che faccio adesso a Verona è un'enormità. E posso capire adesso effettivamente i miei che l'hanno fatto per 10 anni avanti e indietro a Creazzo, che sono stati grandi sacrifici. Poi adesso appunto che ci penso, anch'io a scuola là mangiavo quel pentolino in piscina scaldato, no. ma anche loro, ma anche moltissimi, cioè io che abitavo a 10 metri dalla piscina mi fermavo lì e mangiavo anche. Mangiavamo tutti in piscina praticamente, perché finivi scuola all'1:20, mangiavi e alle 2:15, 2:30 in acqua. Quindi adesso con la comodità che ho a Verona è tutta un'altra storia. Quindi i miei genitori, vabbè, li ringrazio, ma loro lo sanno già, che è una cosa molto importante quella che hanno fatto. Trasferirti da Schio a Verona, oltre al fatto di non avere più gli amici, come hai superato magari questo momento? Non avere gli amici, non avere tuo papà, magari tuo fratello che abitano ancora a Schio?
Com'è stato questo? È stato molto difficile. Alberto mi ha aiutato su questo, non era solo un allenatore, ma mi dava anche consigli, magari di vita, ma non chissà cosa, però mi dava comunque dei consigli. E poi abitavo appunto, abito con mia mamma tuttora, e poi con mio fratello avevo un rapporto bellissimo. E adesso un po' meno, perché ci vediamo veramente, veramente poco. La mentalità è cambiata, perché sono trasferito e i miei anche qui hanno fatto un altro sacrificio molto grande, cioè di separarsi, non separarsi nel senso di coppia, ma separarsi perché io da solo ovviamente a Verona facevo molta fatica a fare tutto da solo, quindi mi serviva un aiuto per stare tranquillo. Quindi anche questi i miei genitori ovviamente ne soffrono, perché sono sposati, quindi vivere distanziati così, ma anche appunto io e mio fratello, è difficile. E poi appunto mi sono trasferito e non potevo fare magari non le cavolate che facevo una volta, perché non le facevo, però dovevo essere più concentrato, perché mi hanno trasferito, la strada era quella di Tokyo, e quindi il progetto era quello, quindi dovevo focalizzarmi ovviamente sul nuoto. Poi avevo la scuola da finire e quella l'ho finita, però l'obiettivo principale era il nuoto. E il tuo rapporto con il maestro? Il maestro lo conosco appunto da una vita, anche lui non è più magari l'allenatore, è come se fosse un amico, è un amico, e ovviamente sappiamo entrambi quello che vogliamo. Sono arrivato al punto di dire: io vado all'allenamento e non mi alleno per Alberto o per i miei genitori, ok? Io mi alleno perché voglio allenarmi io, perché se io vado piano, adesso anche Alberto non mi dice più: dai, muoviti, vai forte, tira, eccetera, eccetera, perché sono io che devo decidere cosa voglio fare appunto della mia vita. Poi se voglio andare ad allenamento e non allenarmi o non andare, sono affari miei, e poi quello che ho fatto in allenamento si vedrà in gara. Quindi questa è una cosa che penso che abbiamo capito entrambi, cioè lui magari ha smesso di dirmi di tirare in allenamento, di dare il massimo, eccetera eccetera, perché in primis devo essere io a capirlo. Devi sapere tu quello che vuoi fare. Assolutamente. Gli obiettivi che ti sei fatto. Parliamo adesso di nazionale. Nazionale. Nazionale, la bellissima nazionale italiana. Tu sei entrato in nazionale la prima volta a 16 anni, 16-17 anni. 15 o 16 anni, adesso non mi ricordo. La mia prima nazionale assoluta, però non parlo di nazionale giovanile, sempre stato. Sì, nazionale giovanile l'ho sempre fatte tutte, adesso non mi ricordo da che età, però le ho fatte tutte quante. Nazionale assoluta l'ho fatto in concomitanza con la nazionale giovanile, appunto il 2016 a Copenaghen. Ho fatto 200 misti, 100 dorso e basta, credo. Ho fatto il tempo una settimana prima e poi mi hanno chiamato perché avevo fatto appunto il tempo e sono andato a fare la mia prima nazionale assoluta in vasca da 25. E lì subito come ti è sembrata la nazionale? Sicuramente, dato che era la mia prima, io avevo 16 anni e gli altri atleti ne avevano 30. Facevo un po' fatica a relazionarmi con questi atleti, queste persone. Sono piccolo però. Facevo fatica a relazionarmi con questi atleti che avevano il doppio della mia età. All'inizio ho fatto un po' fatica. Non conoscevo nessuno, appunto Federico, che era il mio compagno di viaggio dalle nazionali precedenti, non c'era, perché quella volta non aveva fatto il tempo. E quindi ho fatto un po' fatica, non è stato il massimo sinceramente la mia prima, però poi con gli anni, ovviamente conoscendo meglio per gli atleti, facendo anche collegiali assieme, ho conosciuto di più e poi ovviamente si è aggiunto anche Federico a tutte le altre, quindi un po' ci siamo ambientati. E allora facciamo un attimo un recap di quello che tu hai fatto, cioè prima nazionale giovanile. Penso sia in Ungheria la prima che ho fatto, o Odmez Varzaeli. È vero che eri il più piccolo della nazionale, perché quindi cioè, ci sono varie fasce d'età, cioè sono la categoria ragazzi che vanno dai 14 ai 16 anni, 14, 16, 17, 18 e dopo 6 cadetti. Cioè tu gareggiavi a 14 anni con gente di 18 anni. Io praticamente si chiama Euro Junior, che
che sono quelli, ci sono tre anni ragazzi, due juniores e due cadetti, mi sembra. Sì. Io sono entrato, potevi entrare a far parte già da ragazzo 2, cioè ragazzo 1, ragazzo 2, ragazzo 3 e poi passare juniores. Quindi io ho fatto quell'anno lì da ragazzo 2, quindi ero due anni nel anticipo rispetto a tutti quanti. Hai fatto questa prima nazionale e lì ovviamente le persone, gli atleti erano molto più grandi di te, hai fatto un attimo fatica a vincere qualcosa. Poi ci sono stati campionati europei della categoria ragazzi, dunque con ragazzi fino magari ai 16 anni, agli Eyof, e lì mi sembra che hai vinto qualche garetta. Agli Eyof, che è praticamente l'Olimpiade giovanile, ma europea. Cioè, ho fatto anche quella Olimpiade giovanile, come se fosse un'Olimpiade. Scusami. Ho fatto quella lì, che era con quelli della mia età e un anno più vecchi, più giovani, scusami. E lì ho cominciato a vincere qualcosina, ho vinto i due misti mi sembra e ho preso qualche altra medaglia nei 100 stile e in qualche altra gara. E hai fatto la cazzata nel 100 dorso quella volta. Ho fatto un po' una cavolata. Cioè era talmente forte rispetto agli altri che ha detto beh posso permettermi di andare piano nelle qualifiche, è andato troppo piano e dunque è uscito fuori dalla finale, non è entrato in finale, sennò probabilmente vincevi anche quella. Vincevo, sì, era il primo arrivato, cioè rispetto al mio tempo migliore, quello ha fatto 8 decimi in più, quasi un secondo in più, quindi io purtroppo ero ti ancora... Ti sei giocato una bella medaglietta quella volta, però avevi vinto altre due o tre gare, sì. Ci sta. Sì, sì, sì. Poi da lì arriviamo a... Il primo record del mondo, mi sembra. 2017, anche lì un altro Euro Junior, cioè l'anno dopo. Dunque c'erano, agli Euro Junior c'erano 99, 2000, 2001 e 2002. Esatto. E lì ho fatto il mio primo record del mondo junior, nella staffetta. Che era una signora staffetta. Bellissima staffetta che purtroppo ci ha battuto il record, però quella volta avevamo, c'era anche Federico, che era anche lui ragazzo terzo anno, rispetto magari gli altri che erano juniores 1, juniores 2. Quindi avevamo una staffetta praticamente di due che erano ancora ragazzi. Avevamo fatto comunque il record del mondo. Ecco, dunque hai fatto questa prima staffetta, record del mondo, e lì... avevi fatto mi pare un quarto o quinto posto nei 100 dorso in gara singola. Avevo fatto un quinto, sai che non me lo ricordo, un quarto o quinto per pochissimo, però poi nella staffetta che era l'ultimo giorno ho fatto un con tempo. Il tempo che avevi fatto saresti arrivato secondo o terzo. Sì, terzo mi sembra. Terzo. Dunque, esatto. Buon piazzamento, comunque con persone più grandi arrivare a quei livelli lì. L'anno successivo... 2018 Olimpiade giovanile ufficiale. Olimpiade giovanile che abbiamo fatto a ottobre, sì, esatto. Buenos Aires a ottobre, una cosa che non, una gara così importante non si fa, non si è mai fatta a ottobre, in quel periodo, perché sei inizio stagione. Di solito agosto finisci, fai un mese e riprendi a settembre. Infatti io ho dovuto fare una settimana di pausa. Se non mi ricordo, a luglio, e poi ho ripreso subito e ho dovuto fare queste gare a ottobre, che era l'Olimpiade giovanile, che era effettivamente come un'Olimpiade, ma giovanile. E lì abbiamo ottenuto... Ah, io ho ottenuto un po' fatto un passo. Abbiamo, io e capo. Io mi facevo da mental coach. Più o meno ti facevo da mental coach. Avevi preso un bronzo nel 100 dorso. Bronzo. Dove gli altri due erano comunque più grandi, perché erano del 2000. Sì. Assolutamente, di cui uno è arrivato secondo a Tokyo quest'anno. Esatto. Molto mio amico, 2000, che saluto, no, pensavo mai. Ciao Kim, non mai. È un russo che conosco appunto dal 2016, no prima del 2016, che ho fatto molte nazionali giovanili con lui, poi anche lui ovviamente si è inserito nella nazionale assoluta, ovviamente russa, però lui lo conosco da un sacco di tempo e insomma, sarà arrivato. Lui aveva vinto in quel
ha sempre vinto, strano, veramente. Ha sempre vinto. E quell'edizione è arrivato prima a lui, un secondo un rumeno che conosco, che adesso fa più cazzo. Non fa più niente, purtroppo. E il terzo ero arrivato io quella volta. Poi? Poi avevi fatto due misto, e anche lì eri arrivato secondo. Due misto, secondo. Dalla corsia laterale, io avevo detto, avevo pronosticato un'altra cosa, secondo me potevi tirarla un po' di più. Ma io prima avevo fatto, mi sa che prima c'era il 100 dorso, mi sembra, se non sbaglio. Ho fatto 100 dorso e poi dopo un pochino avevo fatto i due misti. Infatti era in corsia laterale, ero veramente morto. Il primo è Bass, norvegese. Tom è Ass, sì. E loro due, dunque, Clement, che è quello che ha vinto il 100 dorso, e Bass, sono stati i tuoi compagni nell'ultimo podio mondiale. Assolutamente sì, esatto. Nei 100 misti, però questa volta. Dopo ci arriviamo. Dunque, vabbè, arriviamo dopo aver fatto l'Olimpiade giovanile. Aspetta, perché abbiamo vinto anche. E 50 stile. Un oro e 50 stile. L'uomo giovane più veloce nel mondo. E quella gara là, cosa mi ero svegliato, penso alle 2-3 di notte per guardarla. Mi sono messo a urlare quando ho visto che ha toccato davanti, ho detto, Dio buono, ho svegliato tutto il condominio, mi ricordo. E fatto, cioè tutti quanti di solito quando toccano, si mettono lì, esultano, dico, sì, ce l'ho fatta, che bello. Lui ha preso, ha toccato sotto la corsia. Sì, perché avevo, non so se avevo un'altra gara dopo, penso di sì. Sì. Quel pomeriggio avevo fatto... Avevi, me lo ricordo io. 50 delfino. Avevi 50 stile. Dopo avevi la semi del 50 delfino. Esatto, che ero arrivato primo, fortissimo. Cioè primo tempo di entrata, una roba allucinante. Pensavo di essere stanco perché era tipo dopo neanche mezz'ora, invece stavo benissimo. 50 delfino, dove ti sei qualificato primo per andare il giorno dopo la finale. E un'altra mezz'ora, 50 dorso, secondo dietro al russo. Esatto. Dunque quel giorno lì penso sia stato veramente... Quel giorno lì è pazzesco, perché ho visto anche al mondiale, a un mondiale junior, un americano che aveva fatto la stessa cosa, Andrew. Aveva fatto 30-50 in un pomeriggio, ho detto ma com'è possibile che va uno più forte di quell'altro? Cioè non è stanco. Poi l'ho fatto anch'io e cavolo, sono andato un 50 più forte dell'altro, quindi... Poi passiamo all'età in cui sei tu il più grande, dunque diventi junior secondo anno. Esatto. Partecipi all'Europeo, vai dal maestro e gli dici, maestro, io quest'anno voglio vincere. Perché ogni anno arrivavi terzo, quarto, arrivavi magari con la staffetta, arrivavi primo, però vincevi solo con le staffette e non vincevi mai da solo. E hai detto, no, quest'anno voglio vincere io. Quell'anno lì, che era il 2019, che era l'anno dopo ovviamente, cioè stessa stagione ma l'anno dopo, ho fatto gli europei junior, che erano, di solito si fanno prima, europei junior, e poi il mondiale junior, che è a fine stagione. Europeo junior che... avevo vinto, ho fatto un paio di gare, avevo vinto e ovviamente non ero al massimo delle mie condizioni perché c'erano, adesso non mi ricordo che gara mondiale c'era. Mondiale forse. Sì, esatto, mondiale assoluto a Guangzhou e quindi non ero arrivato al massimo della condizione, però avevo vinto il 100 dorso e poi mi sembra un'altra gara. Poi ho fatto il mondiale. Ho fatto il mondiale che è andato così, era il mio primo mondiale assoluto. Io non ho buona confidenza con le prime volte in nazionale. La prima nazionale giovanile è andata a malino, perché sì. Prima nazionale assoluta di corta, ne avevo parlato prima, non è andata benissimo. E prima nazionale di lunga, anche quella non è andata al massimo. Quindi sono sempre stato un po' sfigato sotto questo aspetto. Poi siamo arrivati al mondiale giovanile. Mondiale giovanile che era a fine stagione, tutto quanto, quindi avevo solo quello da fare. Era, dov'è che era? Budapest, che è una piscina bellissima dove fanno moltissime manifestazioni. E lì ho vinto anche lì... 100 dorso. Il record dei campionati. Sì. E poi... 50 delfino. 50 delfino. Se li ricordo io, non hai ragione. 50 delfino avevo vinto, poi 100 stile non li avevo fatti quell'anno, neanche i due misti. 50 dorso terzo, nuotato malissimo purtroppo. Ho fatto un paio di medaglie e poi ho dovuto fare 1000 staffette perché
Poi più o meno ho avuto un anno di stop, un anno e mezzo, anche due, sì, causa Covid. Causa Covid 2020. E questa cosa qua del Covid mi hai risentito? Io sono stato uno dei fortunati che si è potuto allenare fino al giorno prima che chiudessero tutto. Però è stato molto difficile perché entravi in vasca, magari facevi anche il doppio allenamento, mattina pomeriggio. E entravi in vasca e non sapevi se il giorno dopo chiudevano tutto, quindi ti allenavi sostanzialmente per non per niente, però alla fine sì, perché non sapevi quanto potevi star fermo dopo e non c'erano competizioni stabilite nei mesi successivi, quindi veramente notavi per il gusto di farlo, sì, bene. Che comunque poi ero alle 7 o 7 e mezza in acqua tutte le mattine, quindi dopo un po' ho detto guarda io non ce la faccio più, non, poi chiuderanno, no, la settimana prossima, e infatti mi hanno smesso dopo 2 giorni, avevano chiuso tutto quanto, quindi io poi sono rimasto fermo 30 giorni, mi sembrano 31, e poi ho sentito ovviamente gente che è stata ferma 3 mesi, 4 mesi, quindi sono stato molto fortunato sotto questo aspetto. Non è che abbia influito molto, un po' di pausa ci sta sempre. E hai mai avuto dei momenti di sofferenza in cui avresti detto basta, non voglio più nuotare? Perché assolutamente, e prima di Tokyo questo. Prima di Tokyo è il collegiale che si fa a Tokorozawa, che è un posto lì vicino, a 2 ore da Tokyo. Che ovviamente vai là due settimane prima, comunque 10 giorni prima, per il fuso orario, per ambientarti e tutto quanto. Le camere erano piccolissime, camere di università, quindi c'era il letto, il bagno e la scrivania piccolissime, e quindi già quello, tutti in camere singole, perché là erano spaventatissimi dal Covid. Poi non era un bel ambiente lì, perché uscivi e non c'era sostanzialmente niente in giro, quindi dovevi stare sempre lì, devi allenarti e basta, perché c'era solo quello da fare. La piscina non è il massimo, c'era un ambiente molto, molto, c'era molta umidità, moltissima umidità, quindi lì in quei periodi lì mi svegliavo la mattina veramente stufo, stanco, non riuscivo a riposarmi in alcun modo, neanche se dormivo il pomeriggio, se dormivo tutta la notte, non riuscivo veramente a fare niente, non stavo neanche benissimo in acqua, quindi quello sicuramente non aiutava. Eravamo tutti quanti stanchi, perché era un posto veramente non dei migliori, e lì volevo non mollare perché ormai ero lì, però ho fatto molta fatica in quei 10 giorni che ero lì, molta molta fatica mentale. Proprio non volevo neanche andare a nuoto quel periodo, era proprio un peso, veramente un peso, però ero lì, ho detto vabbè lo faccio, e poi ovviamente con i compagni e tutto il resto in nazionale quello ha aiutato, però eravamo tutti nello stesso mood, quindi quello era. Poi sei arrivato a Tokyo e hai scoperto di essere in una forma... stellare, forma olimpica, cosa che non mi aspettavo, ma avevo già notato dalla batteria. Lì facevano batterie, cioè a Tokyo, batterie di sera e finali di mattina. Cosa che lì mai successa, o successa poche volte. L'hanno fatto a Pechino, perché la TV americana ovviamente paga e dice io voglio vedermi le gare, le finali al mio pomeriggio, quindi a Tokyo era ovviamente la mattina, quindi questo era un piccolo particolare che non avevo mai provato a fare. Ovviamente ho gareggiato tanto di mattina, però non gare così importanti. Devo dire la verità che stando così bene a me non è cambiato molto, assolutamente. Forse gareggiando di pomeriggio avrei fatto forse meno, forse no, questo non lo so, però ovviamente di pomeriggio, di sera, perché iniziavano alle 7 le gare. Dunque sei arrivato a Tokyo, primo giorno mi pare che non avevi niente. Primo giorno niente, secondo giorno avevo il 100 dorso al pomeriggio ovviamente, perché sono le batterie. Poi avevo questo piccolo intoppo,
che c'era la staffetta 4x100 stile, che avevamo possibilità di medaglia e possibilità di medaglia seria e, subito dopo, c'era mezz'ora tiratissima. E abbiamo... ti sei qualificato, nei 100 dorso ti sei qualificato per la semifinale alla sera. Sì. Al mattino dopo dovevi fare sia la semifinale del 100 dorso che effettivamente la finale della 4x100 stile, perché la 4x100 stile era la domenica insieme al 100 dorso, ma hanno messo un quinto staffettista che era portato in più per appunto far riposare me. Hai fatto un 100 dorso controllatissimo? No, cazzo, capo non sa niente. Il problema era che erano due gare molto vicine e mi avevano detto che, dato che la staffetta aveva possibilità di medaglia, mi avevano detto di tirare praticamente al massimo la batteria, e così facendo potevano vedere se il mio tempo poteva valere una medaglia nel 100 dorso in individuale. Io purtroppo o per fortuna ho dovuto tirarlo per far vedere che comunque non sapevo di star bene ancora. Quindi l'ho tirato, ho fatto un record italiano già di 3 decimi e già lì mi ero sorpreso un sacco, però l'avevo spinto ovviamente perché mi ha toccato spingerlo. E quindi poi la staffetta si è qualificata col secondo tempo o col primo addirittura, e quindi mi trovavo di fronte a fare o il 100 dorso in singola o fare una staffetta da medaglia. E comunque il 100 dorso era da medaglia. Il 100 dorso era sicuramente da medaglia, perché ero entrato lì col secondo tempo. E poi comunque ho visto gli altri come stavano bene, ma me la potevo giocare. Quindi il problema era decidere cosa fare, se fare uno o quell'altro. E alla fine ho detto: ragazzi, io voglio provare a farle tutte e due, perché non me la sento di saltare una gara singola, che è praticamente la mia gara, quello per cui sono venuto qui, per prendere una parte, media. Sì, che magari non era sicurissima, però ce la potevamo giocare bene. Gli staffettisti stavano tutti quanti belli in forma, e quindi ho detto: fatemi provare a fare tutte e due e vediamo cosa succede. Ho fatto la semi del 100 dorso, che ovviamente era la mattina, l'ho controllato un po' di più, devo dire la verità, perché ho fatto anche di più, poi ho fatto un paio di decimi di più, ma l'ho controllata non rischiando, ovviamente, perché in quelle gare, in quelle occasioni lì non si può rischiare, come aveva detto lui una volta nel 2010. Ti è venuto in mente quella volta che avevi 16 anni? Avevo fatto questa cazzata qui di non essermi qualificato avendo anche il primo tempo, quindi ho detto: sto giro meglio di no. Però un pochino ho controllato, perché ho detto: se no per la staffetta non ne ho più. Mezz'ora dopo ho fatto la staffetta, abbiamo vinto l'argento. Ovviamente ero un po' stanco, però ho fatto un tempo che comunque era tanta roba, quindi sono contento, perché non me l'aspettavo di fare due gare così vicine a questo livello qui. Una volta lo facevo da più piccolino, lo facevo spessissimo, però erano tempi diversi. Sì, ma anche altri livelli, cioè potevo fare 1000 gare, primo, secondo, terzo, quarto, non succedeva niente. E quindi questa cosa mi ha sorpreso molto, e sono contento di questo. Ho vinto la prima medaglia. Dopo un paio di giorni c'avevi il 100 stile. No. Sì. Il giorno successivo avevi le qualifiche del 100 stile. Avevo la finale 100 dorso di mattina, e il pomeriggio avevo già il 100 stile. Il 100 dorso sono arrivato quarto per 11 centesimi e niente, praticamente niente, è uno schiocco di dita, un battito di ciglio. Gara secondo me è bellissima, perché mi è piaciuto un sacco. Finale olimpica ovviamente era senza pubblico, perché non ammettevano pubblico, quindi secondo me quello ha giocato abbastanza sul magari fatto emotivo, cioè ti chiamavano, dicevano il tuo nome e c'erano i tuoi compagni che ti facevano tifo, non di più. E se c'era tutto lo stadio pieno, secondo me più sarebbe pesato di più. Sono messi, assolutamente. Quindi questo secondo me ha aiutato anche noi atleti per questo.
Poi ho fatto il mio migliore rispetto anche alle batterie, quindi avevo ancora migliorato il record italiano di mezzo secondo, però qui non è bastato purtroppo. E davanti era arrivato il secondo. Il secondo era Clemens, che ne parlavo prima, mio amico di una vita. Primo un altro russo e terzo quello che aveva vinto nel 2016 a Rio. Il campione olimpico. Non gente a caso. Esatto, quarto per poco così. Poi il pomeriggio appunto avevo le batterie di 100 stile, ero ancora un po' emozionato, avevo un po' di emozioni in corpo. Ho detto vabbè vado, tanto di 100 stile so che magari non posso giocarmi una medaglia, quindi vado, lo tiro e non mi interessa niente. L'ho fatto, sono entrato il primo tempo. Battendo che è l'uomo più veloce del mondo in questo momento. E penso di essere poi stato, me l'avevi ricordato, sì, te l'ho detto io, che è stata l'unica persona che a Tokyo è riuscita a battere questo qua, l'unica, a parte sì, che aveva cazzeggiato. Sì, sì, lui aveva cazzeggiato, però comunque è stato l'unico, però l'avevo battuto. Io ho fatto il mio migliore di 4 decimi anche lì, poi però ero contentissimo, ovviamente, primo tempo di entrata in semifinale. Mi sarebbe aspettato la semi la mattina dopo. Soltanto che la sera, sia la sera prima della finale, che dormivo ed ero così, perché ero agitatissimo, è chiaro. Poi la sera del quarto posto più il 100 stile, mi sono spento. Cioè, la sera ero molto, molto agitato ancora, molto, avevo molte emozioni, perché insomma ti consuma anche mentalmente stare in camera di chiamata, fare questa finale, fare due, anche la batteria, comunque ti consuma mentalmente, non è facile stare sempre concentrato. Sono svegliato la mattina, avevo la semi e già la mattina ero stanco morto, perché dopo una giornata così ti spegni, cioè se non stai attento ti spegni proprio, e io purtroppo un pochino mi ero spento. Ho fatto una gara passando un po' troppo piano rispetto a tutti, ma comunque anche a quello che passo io. Ho fatto un eccellente ritorno, però ovviamente non è bastato e non sono entrato in finale per 3 decimi, mi sembra. Che col tempo della batteria sarei rientrato, però ovviamente non l'ho rifatto perché l'ha spiegato. Sì, col tempo che hai fatto comunque in batteria. Arrivavo quarto in finale. Esatto, dunque perché poi in finale ho fatto i primi due, il primi quarto, due erano alieni. I primi due erano irraggiungibili attualmente. Ah. Poi Clement, che è appunto il russo, è arrivato terzo, e poi il quarto. Gli altri non sono andati velocissimi, sinceramente. Perché una finale olimpica non si gioca sul quanto vai forte in base al tempo, devi mettere la mano davanti e basta. Perché una finale olimpica puoi vincere anche con un tempo alto, molto alto, però l'importante è vincere, cioè hai sempre vinto. E le occasioni per fare il tempo buono sono ovviamente altre. Buono, buono. Dopo arriviamo l'ultimo giorno dove vi presentate al... Prima ho fatto anche una staffetta mista, con la Fede. Due maschi, due femmine. E mista comunque, cioè delfino rana, delfino stile. No, dorso rana. Scusami. Dorso rana, delfino stile. E noi abbiamo messo me, Nicolò Martini in rana, delfino Elena Di Lido, che è un'altra ragazza, e come ultima frazionista Federica. Io ho fatto la mia migliore frazione rispetto anche alla finale del 100 dorso, che comunque non mi sarebbe valso il podio per 4 centesimi, quindi va bene così, perché se facevo meno rosicavo ancora di più. Poi Nicolò, che ha fatto una frazione della Madonna, eravamo super in testa, sotto anche al record del mondo, e poi gli altri due hanno fatto una frazione della Madonna anche loro, soltanto che per 3 decimi o 2 non abbiamo preso la medaglia, quindi... Peccato, però sapevamo che era molto molto difficile. Già così eravamo contenti perché avevamo fatto 4 frazioni pazzesche che non ci aspettavamo neanche. Quindi quel quarto posto ovviamente ci dispiace, ma è andata così. Due quarti posti ti sei beccato. Due quarti posti, sì. Bestia. Allora, sì. Ultimo giorno arriva quella che a parer mio
ti dico, è stata la gara più bella della storia. A me è piaciuto un sacco quel, la 4% mista mi è veramente piaciuto un sacco. Dunque, sera, prima, fate le qualifiche, vi qualificate col primo tempo. Dunque, più o meno la stessa... L'avevo fatta io? Sì. L'avevo fatta, sì, però abbiamo fatto... Non piano, però per entrare si poteva entrare tranquillamente, quindi avevamo gestito abbastanza bene tutti e quattro. E tra le altre cose, era la stessa staffetta, più o meno, rispetto al primo record europeo. Dunque tu, record del mondo, Martinenghi, Burdisso e avete aggiunto Miressi, che era l'attuale campione europeo. Esatto, sì. Dello stile. Dunque avevi quattro frazioni mega, ultra, giga, super... forti, dovevi per forza andare a prendere qualcosa. Esatto. L'America è entrata per rotto della cuffia per tipo qualche centesimo, è entrata ultima e poi alla fine ha vinto, quindi la solita fortuna del mondo. Corrago del mondo, la solita fortuna degli americani, perché la sera, cioè le batterie, avevano messo quattro riserve, ma erano quattro riserve che erano piantate tutte e quattro. E quindi per fortuna loro sono entrate e poi hanno cambiato tutti e quattro e sono andati a vincere. Ce la giocavamo con la Russia, perché America sapevamo che era imprendibile, Inghilterra anche, perché avevano delle frazioni troppo. Una che ti ha ammazzava. Due frazioni che erano superiori alle nostre, che era Rana e Delfino, e quindi sapevamo che quelle due lì erano ormai troppo forti. Ce la giocavamo con la Russia, che purtroppo e per fortuna il loro dorsista, che aveva vinto l'individuale, è andato, non ha fatto quello che doveva fare, cioè non ha fatto il tempo della gara singola, perché sennò arrivavamo quarti e loro mi sa che prendevano secondi o primi addirittura. E quindi abbiamo fatto, eravamo ovviamente tutti stanchi, perché l'ultimo giorno di gara, dopo una settimana di gara, ovviamente si è stanchi. Io ho fatto un paio di decimi in più rispetto al mio, poi gli altri adesso non mi ricordo, avevano fatto comunque quasi il loro migliore. Poi a stile libero mancavano 25 metri, eravamo un pochino avanti noi, la Russia ci stava prendendo, però alla fine sul tocco, sul photo finish, abbiamo vinto. Siamo arrivati terzi, quindi fantastica medaglia anche lì. Molto, molto bella. Molto, molto, molto bella. Il ricordo appunto della staffetta che avevamo fatto agli Euro Junior. Che infatti l'avete anche citata quando vi ha fatto l'intervista. Sì. Abbiamo detto, è la stessa, parte uno. A parte lo stile liberista. Hanno messo uno in più. Ultima domanda sul nuoto, ultima cosa sul nuoto. Due settimane fa sei tornato dal mondiale. Dei mondiali di conta. Mondiali, prima ci sono stati anche gli europei, dove lo mettiamo giusto per dire vabbè dai, sono europei, chi cazzo gli europei ricorda? Gli europei a Kazan. Europei a Kazan, che ho vinto le mie due prime medaglie in individuale, perché di solito vincevo sempre le staffette, individuale mai. Ovviamente mancava un sacco di gente, perché gente che stava male, gente dopo quelle olimpiadi non è venuta, eccetera eccetera. Comunque ho fatto un argento e un bronzo, quindi erano le mie prime due medaglie individuali e di questo sono stato molto contento. Poi ho fatto il mondiale due settimane fa, prima medaglia mondiale da singolo, esatto, individuale. Ovviamente queste sono in vasca corta, non quella olimpica, quindi anche lì mancava Dressel, mancava l'americano, quello che vince tutto. Quindi sono arrivato terzo, grazie a lui. No, però prima medaglia, mi interessava la medaglia ovviamente, e poi ho fatto le varie altre staffette e qualche altra gara, ma non è questa la competizione in cui si punta di solito. Cioè le gare di vasca corta le lasciamo ai bambini, a quelli che si vogliono divertire. Eliminiamo il punto di vista nuoto. E ti faccio una semplice domanda. Cos'è per te il successo? Il successo? È una domanda un po' complicata, perché successo è una parola che non mi piace molto, è una parola che non riesco
a localizzare. Sì, non riesco a quantificare cioè successo cosa può voler dire. Successo magari una persona che vede da fuori e mi vede magari, non so, con la macchina, con la casa, con l'orologio, con i vestiti di marca, quello magari dice guarda, quello ha avuto successo nella vita perché c'ha quelle robe lì, e magari per conto mio questo non è successo, ma è solo quello, cioè è solo materiale, capito? Per me il successo si guarda, secondo me, interiormente. Cioè io arrivo, non so, a 30-35 anni, quando smetterò magari di nuotare e che mi sono fissato degli obiettivi e magari ci sono riuscito o non ci sono riuscito, e se ci sono riuscito dico cavolo, comunque successo per me non è magari la parola adatta, però ho fatto successo su quello che ho fatto, ci sono riuscito, io sono contento di quello che ho fatto. Non hai rimpianti magari su quello che hai esatto. Fatto. Esatto, appunto successo magari non descrive quello che ho fatto, però appunto questa è una domanda un po' difficile, però questo secondo me è quanto, cioè realizzarsi è successo per quanto mi riguarda. Tu per adesso, per quello che hai fatto, ti senti realizzato? Cioè, hai raggiunto gli obiettivi che ti eri prefissato fino ad ora? O assolutamente, assolutamente sì. Per adesso sì, poi ovviamente l'asticella si alza sempre di più, come sappiamo. Ho raggiunto degli obiettivi che erano nei miei programmi, anche oltre magari come le Olimpiadi, che non pensavo di fare quello che ho fatto. Quindi alcuni magari non li ho realizzati, ma veramente, veramente pochi. Però anche quelli servono, cioè fallire serve ovviamente nella crescita, perché se fai tutto giusto non impari niente, invece se sbagli capisci quello che hai sbagliato e puoi progredire sempre di più. Quindi ovviamente adesso si punta a fare le altre gare, ma magari anche non nel nuoto, ma magari nella vita normale, fare l'università, fare qualcosa. Basta, chiudiamo università. Università dopo questa basta. E invece hai qualche rimpianto? Qualcosa che avresti voluto fare, una medaglia che avresti voluto prendere, ma non sei riuscito per un qualche motivo? No, rimpianto penso proprio di no, Edoardo. Zero. Edoardo, zero. Mi sa che rimpianti, perché credo che se si vede rimpianti nella vita, è una vita un po' vissuta male, secondo me. Il punto è non fissarti obiettivi che magari non sai raggiungere, ma devi fare a piccoli step, ok? Così se fai a piccoli step riesci a appunto realizzarti, capire qual è il prossimo step. Invece se te ne metti un obiettivo troppo alto e ci vai vicino, ci vai lontano, però non riesci, e lì magari ti butti giù e non sai dove andare a parare poi. Buono, buono, buono. Tommy, buono. Adesso andiamo a divertirci, capodanno. Non è vero. Siamo sobri, tranquilli. Sobri, ci va a letto dopo il brindisi e poi... E basta. Poi a letto. Thomas, grazie mille. Grazie a te. Grazie. E noi cosa ci vediamo adesso? Vabbè, adesso ci vediamo. Adesso sei sempre in giro per il mondo. Sono sempre in giro purtroppo. Poi anche con loro un po'. Sì, è quanti mesi è che ti chiedo di fare questa intervista? Da settembre praticamente. Almeno da settembre. È che è andato a Budapest, era a Napoli, ha fatto il mondiale, ha fatto questo, ha fatto quello. Cose, non ho mai potuto. Poi adesso abbiamo avuto l'occasione e l'ho fatta. Di trovarci dopo 4 mesi. Perché ci siamo visti dopo quando è tornato da Tokyo. Quando sei tornato da Tokyo ci siamo visti. Sì, sono andato in piscina a fare un saluto, ma poi sono dovuto scappare per varie cose. Esatto. Dunque, Tommy, ti ringrazio veramente. Grazie a te. Noi ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando. Iscrivetevi qua sotto. Grandissimo. Qua sotto. Traete un po' di informazioni da questo ragazzo, perché di testa è... Mindset sempre. Ragazzi, tunnel focus. Chi è che sei? Freud. Freud. Sì. Signori, ciao ragazzi. Tutti.